Estate Leporanese 2019, una serata all'insegna della musica, genere appunto il genere dell'elettronica, del rock, con appunto Precious, ossia la cover dei Depeche Mode. Un gruppo, vedremo, davvero giovane, un gruppo che da 2 anni sta riscuotendo ottimi successi. E allora siamo con il primo cittadino di Leporano, il dottor Vincenzo Damiano. Sindaco, una serata per accontentare appunto i vari gusti, le diverse sensibilità musicali, in questo caso, dicevo, l'elettronica e il rock. Sì, i Precious sono dei ragazzi, 2 di loro sono leporanesi, oltretutto sono dei miei pazienti. Saverio lo conosco da quando era un bambino, Rodolfo un po' meno ragazzo, però ragazzo ancora nello spirito. Quindi ci tenevo molto a inserire nella rassegna questo gruppo, perché il mio obiettivo principale è quello di far crescere Leporano in tutti i settori, quindi nel settore culturale e anche e soprattutto nel settore musicale. I Precious, loro prendono il nome da una che io ritengo sia una delle canzoni più belle dei Depeche Mode, una canzone ricca di contenuti, cioè c'è la storia di Martin Ligor, che praticamente parla della sua storia personale. Lui ha divorziato dalla moglie e in questa canzone lancia dei messaggi molto significativi, dove lui dice le cose più fragili e più preziose che Luigi, sono i figli, hanno bisogno di mani speciali, che sono le mani dei genitori. E poi dice che gli angeli dalle ali d'argento non dovrebbero mai provare sofferenza. E chiude la canzone. Il gran mistero della vita. E chiude la canzone con un messaggio speciale, con una richiesta personale ai suoi 3 figli, laddove dice: spero che voi possiate lasciare nel vostro cuore una stanza per noi 2, cioè per lui e per la moglie. Quindi una canzone veramente di alta spiritualità. E quindi questa sera ci godiamo questo spettacolo. Io lo attendevo veramente con ansia, perché voglio sentire Save, Rodolfo e tutto il gruppo. Ora sentiamo il direttore artistico, le scelte sono dipese dalla sua elaborazione, appunto. Perché questa sera i Precious? A parte la scelta. Io so che Anna, noi ci diamo del tu, ha un librone magico per tutti i contatti, parliamo di migliaia e migliaia di contatti, e ovviamente aver individuato un certo numero di artisti è stata una scrematura difficile. In questo caso è stato quasi spontaneo, perché mi sono posta più che altro la possibilità di mettere in luce le persone del posto, e loro già si erano esibiti a Leporano con grande successo, e quindi in questo caso c'è una ripetizione positiva, in quanto poi mi sono informata e ho capito il valore di questo gruppo. Che valorizzare i talenti locali. Esatto, è proprio così. E quindi questo è per essere proprio onesti nel descrivere. E poi la cosa che più mi ha colpito è che loro portano avanti un rock, diciamo, interessante degli anni 80, dove appunto c'è stata proprio l'innovazione elettronica ad alto livello.
collo, e, prendendo anche il nome Depeche Mode da una famosa rivista francese, che questo li rende ancora più interessanti, perché hanno fuso il valore britannico con la disponibilità di entrare nelle mentalità di tutti, e infatti questo nome è proprio rappresentativo. Andiamo da Save, è il frontman, il più giovane del gruppo, il cucciolo del gruppo. Quanti anni hai? 20. Giovanissimo. Quasi 21 a settembre. Beh, insomma, un ruolo di alta responsabilità considerando l'età. Beh, com'è nata in te questa passione, visto che 20 anni fa tu... Non ero nato, giustamente. Appunto. Allora, tutto è nato nel 2013, quando per sbaglio ho ascoltato una canzone in radio dei Depeche Mode. Da lì poi è partita la passione, anche con grazie al mio professore di scuola di musica, insomma, e poi ho conosciuto loro. Ora sei il leader, frontman. Sì. Quello che ci mette la faccia, diciamo. Sì, sì, sì. Però ricevi solo applausi, non fischi. Per fortuna, dai. E andiamo dal volto duro di Rodolfo, quello appunto del batterista, perché ovviamente, no, uno pensa già il volto è... Deve segnare, sì. I colpi di alla batteria. Sì. Scandisco con la batteria i tempi. Sì, scandisco i tempi di questa... E dai la carica. Di questo bel progetto, nel quale faccio parte da 2 anni più o meno. Perché loro precedentemente avevano una formazione senza il batterista acustico, e quindi senza una batteria acustica, ma con delle sequenze, come i primi Depeche Mode. Noi facciamo adesso, prestiamo praticamente la stessa immagine dei Depeche Mode dal vivo con il batterista acustico, che loro hanno dal 97, Christian Heiner, e quindi cerchiamo di portare, diciamo, a più possibile fedelmente quello che loro fanno oggi. Cosa ti piace dei Depeche Mode? Cosa ti attira proprio? Le sonorità, i suoni che usano, perché hanno uno stile completamente diverso dal solito. E inoltre l'impatto scenico che ha il frontman Dave Gunn è un esempio per me, è un vero maestro di palco, ecco. Al basso e alle tastiere, Giaco. Giaco, sì. Sono io che ho creato la macchina Precious, ecco. Nel 2012 ho avuto questo desiderio, perché da sempre amante di Depeche Mode ho avuto questa idea di voler realizzare un tributo, e poi da 2017 sono 2 anni che siamo con questa formazione, e stasera è il 101esimo concerto che ci vede in 2 anni, che insomma è una cifra record. Beh, un bel numero, considerando che siamo una tribute band giovane da 2 anni che suoniamo, tra virgolette. Quindi 101 perché? Perché il numero 101, per chi ama i Depeche Mode, sa che è un numero importante, perché rievoca il famoso live 101, esatto, che li ha lanciati nel
al grande pubblico nel concerto per Ford Masses a Rose Bowl Pasadena, dove loro si sono consacrati come il disco più bello, esattamente, secondo me il disco più bello come band a livello mondiale, perché prima suonavano in piccoli club, piccoli stadi, però nell'86 hanno dato la svolta e hanno fatto il 101esimo, il live 101, e quindi noi stasera festeggiamo i 101 concerti insieme. E intanto, fra un po' ascolteremo i virtuosismi canori, sentivo Save abbastanza così emozionato, è una cosa bella perché ti esibisci davanti al tuo pubblico e poi hai il sindaco che ti conosce, quindi è una soddisfazione ancora. Sì. Grazie! Bene, non ci resta altro che, ecco, mi dicono che impresa live, tutto live, arriva il chitarrista. Parliamo del tuo ruolo, della tua interpretazione, come ti cali nella parte dei Depeche Mode. Vabbè, io ho cerco di farlo nel modo più fedele possibile, a partire dai suoni, insomma, anche nell'interpretazione. Faccio del mio meglio, diciamo. Bene, e allora, come dire, foto di gruppo, no? Come si fa con le squadre di calcio, con i vari concerti. Evviva Precious, buona musica a tutti!